Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. Pilato fece anche scrivere un cartello e lo fece mettere sulla croce. C'era scritto: Gesù Nazareno, re dei Giudei. E quando l'ebbero crocifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. L'altro lo rintroverò dicendo: lascialo stare, non temi il Signore neanche sulla croce. Per noi questo è giusto, per me non è altro che la legittima punizione per i nostri crimini. Ma quest'uomo non ha fatto niente. Ed egli rispose: io ti dico che tu verrai con me in paradiso. Thank you.
stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Gesù vide la madre con accanto l'apostolo Giovanni e disse a lui: Giovanni, questa è tua madre. E disse alla madre: questo è tuo figlio. Perché non salva anche se stesso? Da mezzogiorno alle 15 le tenebre si stesero su tutta la terra. Rivolgendosi al Padre, Gesù disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, spirò. Stava davanti a lui, vide come egli spirò e disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Indietro.
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio di Dio. Beato colui che è perseguitato per una causa giusta, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite, gioite ed esultate, perché la vostra ricompensa sarà grande nei cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. E quando pregate, non cercate parole inutili, perché il Padre vostro sa di cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Pregate dunque così. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome.